lo Stato italiano non ha mai detto nulla. Assolutamente loro non lo ammettono. Non è il caso di fare una guerra per 8 ettari di ghiacciaio. Où est-ce qu'on place la frontière? È difficile togliere i Monte Bianco ai francesi. Le Mont Blanc est disputé entre la France et l'Italie, entre Chamonix et Courmayeur. Monte Bianco diventa francese. Diventa un fatto nazionalistico il poter dire il Monte Bianco è tutto francese. Mettere il Monte Bianco in territorio francese è un abuso, è una proporzione indebita, scusate la franchezza, è un furto. Alle mie spalle vedete il massiccio del Monte Bianco, siamo a Ausin, è uno dei diversi colpi d'occhio che si possono vedere di questo panorama straordinario da diverse zone della Valle d'Aosta. Questa montagna è un simbolo, lo disse in maniera assai autorevole Giovanni Paolo II quando celebrò nel 1986 una messa sul Mont Chétif con questo scenario e questo panorama del Monte Bianco e ricordò nel suo discorso l'importanza per l'intera Europa del simbolo del Monte Bianco. Ma da alcuni anni in maniera carsica, sotterranea, ogni tanto va giù, ogni tanto torna su, c'è una polemica che riguarda la diplomazia, la grande diplomazia, ma anche la politica che sembra ogni tanto interessarsene, ogni tanto no, e che riguarda la cima del Monte Bianco. Di chi è questa cima del Monte Bianco? Dopo l'annessione della Savoia alla Francia e con la nascita del Regno d'Italia, tutto sembrava regolato da una carta geografica del 1861 che definiva dove passasse lo spartiacque. Poi nel tempo, compreso Google Maps, questo colpisce molto i navigatori più della cartografia ufficiale, si dice invece che la sommità della montagna è di proprietà francese, cosa che contraddice la cartografia ufficiale. Devo dire che questa vicenda, non per una autocitazione perché sarebbe antipatico, emerse nel mondo della politica per una interrogazione parlamentare che feci. Era esattamente il 1996 e chiesi di questa disputa fra Italia e Francia sulla proprietà della sommità del Monte Bianco. Rispose un garbatissimo Fassino, allora sottosegretario agli affari esteri, che disse in sostanza che è vero, c'era una disputa sia sulla sommità del Monte Bianco sia sulla Dôme du Goûter e che si sarebbe riunita una commissione mista italo-francese di esperti e di diplomatici per risolvere la questione. Nel 1999 tornai sul luogo del delitto e rispose allora un altro sottosegretario, Umberto Ranieri, che fece notare che oltre a questa divergenza sulla cima del Monte Bianco e sul Dôme du Goûter, i francesi avevano chiesto di discutere anche della frontiera al dente del gigante. Da allora possiamo dire che le cose sono rimaste tali quali, cioè queste commissioni si sono riunite, ma non sono arrivati alla destinazione, cioè a definire come mai in qualche maniera i francesi in maniera unilaterale abbiano modificato i confini. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di una disputa inutile, Francia e Italia, Valle d'Aosta e Savoia sono legate da storia contemporanea e anche storia molto antica.
In realtà non è così, è sempre bene mettere i puntini sulle i, e credo che un qualche interesse sulla questione dovrebbe averla anche la nostra Valle d'Aosta, o per problemi pratici, pensiamo a problemi di sicurezza in montagna, problemi idrogeologici con le grandi modifiche climatiche o cose di questo genere, dall'altra anche per una questione di principio, e cioè non ci si in qualche maniera non ci si riprende una montagna quando questa montagna in qualche maniera deve essere, come giusto che sia, condivisa. Da questa sera vedremo, dai risultati del programma di questa sera, vedremo che cosa si dice attorno alla questione del Monte Bianco. Esiste forse un accordo segreto che qualcuno tace, risalente forse alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Insomma, ci sono diversi interrogativi e vediamo assieme quali possano essere le risposte. Eh bien, avec mon ami le guide de haute montagne, Christian Mollier de Chamonix, qui est un spécialiste du Mont Blanc et qui a reconnu tout ça sur le terrain, parce que moi je ne suis pas un alpiniste, tandis que Mollier, il a gravi 71 fois le Mont Blanc, nous avons voulu résoudre un problème qui se pose depuis 1860-1865, et nous avons écrit ce livre dont le titre indique le sujet « À qui appartient le Mont Blanc ?». En effet, depuis un siècle et demi, le Mont Blanc est disputé entre la France et l'Italie, entre Chamonix et Courmayeur. Le point de départ a été une étude de Giorgio et Laura Aliprandi, qui sont les grands spécialistes de la cartographie des Alpes, et spécialement du Mont Blanc, et ça nous a donné l'idée de résoudre ce problème qui est toujours ouvert, toujours pendant. Évidemment, la France ne va pas déclarer la guerre à l'Italie ou réciproquement. On se fait des grands compliments, puisque cette question a été posée par le député Caveri au gouvernement italien, qui dit « mais oui, mais oui, mais nous avons ça avec les Français, bien sûr, dans un climat de très très grande amitié, mais personne n'a rien fait pour le moment. » La questione del confine del Monte Bianco è naturalmente una questione interessante, interessantissima per noi geografi, no? E ci si può chiedere anche come mai, in quanto nel 1730, no, il Trattato di Utrecht aveva stabilito per tutti gli Stati europei che in caso di confine su catene montuose era lo spartiacque che doveva segnare la divisione fra gli Stati. Quindi lo spartiacque chiaramente passa sulle punte più alte, e questo vorrebbe che il confine fra Italia e Francia passasse sul 4810 della punta massima del Monte Bianco. E invece cosa troviamo? Che le carte italiane seguono questa linea, le carte francesi invece seguono un'altra linea, cioè il confine è spostato sul Monte Bianco di Courmayeur, che abbiamo qui alle nostre spalle, no? E che è più basso, in modo tale che tutta la cupola più alta del Monte Bianco rimarrebbe in territorio francese. Dirò subito le conclusioni. Noi abbiamo dimostrato per tabulas, dico i latini, cioè con documenti, che la frontiera è sulla cresta spartiacque, cioè l'abuso francese di mettere il francese, di mettere il Monte Bianco in territorio francese è un abuso, è un'appropriazione indebita, scusate la franchezza, è un furto. È un furto fatto dopo l'annessione nel 1860 da questo
da questo militare francese Joseph Miollet, il quale studiando la cartografia specifica del Monte Bianco ha allargato il confine e ha fatto un enclave verso l'Italia, per cui il Monte Bianco è dentro il territorio francese. Però è stato un abuso, in quanto il trattato del 1960 è chiaramente di testimonia che il confine passa sulla cresta spartiacque. C'è stato infatti questo abuso. Ora la letteratura italiana ha subito protestato, infatti ci sono circa una decina di lavori che hanno messo in evidenza questa incongruenza. Però stranamente, questo è un fatto strano, lo Stato italiano non ha mai detto nulla. L'italiano è anche, direi, la regione Val d'Aosta e il comune di Courmayeur, perché a Alto Pari il comune di Courmayeur ha perso 500.000 metri quadri di terreno, cioè un'entità come fosse la città del Vaticano, che è tutto il territorio del comune di Courmayeur che è divenuto francese. Però non vi è stata nessuna protesta né dallo Stato, né dalla Val d'Aosta e dalla Courmayeur. Il governo italiano è stato per anni in silenzio, diciamo, per 150 anni. Ah, però nel 1996 l'onorevole Caleveri, deputato valdostano alla Camera italiana, ha fatto un'interrogazione ponendo il quesito come mai vi è questa anomalia del confine sul Monte Bianco. Questo dopo 150 anni che il fatto era avvenuto e che lascia molto molto perplessi. Può dire che il problema di Monte Bianco non ha assillato l'Italia, ma ha assillato soprattutto i francesi che se ne sono impadroniti. Alors, quel est le point de départ? Eh bien, le point de départ, c'est ce Mont Blanc, cette cime la plus haute, ce toit de l'Europe, qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle était complètement négligé par les populations. Populations locales, Chamonix, Courmayeur, et même France, Italie, etc. Le mot Mont-Blanc n'arrive pour la première fois dans une carte qu'en 1786, mais on n'y allait pas du tout. C'était des montagnes enneigées, englacées, des amas de glace qui n'avaient aucune utilité économique et qui étaient redoutables. On appellera ça dans l'histoire du Mont Blanc les monts affreux, les monts horribles, et les noms des montagnes le disent bien. Le mont maudit, le mont malais, maledictus, le mont dolent, le mont des douleurs, le mont des souffrances. Pour les gens, c'est l'antichambre de l'enfer, et ces montagnes, il faut les christianiser par des hospices qui sont placés sous la protection des saints, le saint Théodule, les Saint-Bernard, etc., mais on y va très très peu. Et cela va durer jusqu'au moment où, à la fin du XVIIIe siècle, les hautes montagnes sont découvertes par l'élite des Genevois, des Français, des gens cultivés. C'est l'Europe que l'on appelle en italien l'illuminismo, l'Europe des Lumières, et on s'aperçoit que ces Alpes sont un sujet intéressant. Il est gravi pour la première fois à l'instigation du Genevois de Saussure par un guide de Chamonix, un brave paysan qui s'appelait Balma, et un médecin, le docteur Paccard, qui était un homme du XVIIIe siècle, un homme éclairé. Alors c'est à ce moment-là qu'on va avoir les premières cartographies du Mont Blanc, qui sont très rudimentaires parce que la haute montagne, elle n'était pas cartographiée puisque personne n'y allait. Début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, on commence à cartographier ces montagnes où on allait un petit peu. La storia è semplicemente questa. Nel 60 la Savoia è stata annessa alla Francia.
stata offesa alla Francia perché in base al trattato di Plombier fra Cavour e Napoleone III si è deciso che la Francia avrebbe aiutato il Piemonte nella guerra contro l'Austria e in cambio l'Italia avrebbe dato la Savoia alla Francia con l'arrondissement di Nice, anche Nizza. Diciamo. E poi oltre a questo viene anche diciamo così, un aspetto diciamo, romantico, viene il trattato di Plombier, che è stato fatto a Plombier, che è una stazione termale delle Alpi Pirenaiche, la figlia del re Clotilde di 15 anni avrebbe dovuto sposare il cugino di Napoleone III, detto Plomplon, che era un noto viveur, un tombeur de femme alla corte francese. E il re era molto diciamo, perplesso a dare sua figlia, però la ragione di stato è stata per cui questa Clotilde ha sposato questo cugino di Napoleone III. La guerra viene vinta dagli italiani e i francesi, il trattato viene messo in atto diciamo, e la Savoia viene annessa alla Francia. Però la Savoia annessa alla Francia e il problema nasce qui. Perché fin da quel momento il confine sul Monte Bianco era un confine amministrativo. Cioè, come vedete di là, nella famosa carta di Borgogna 1180, il Piemonte comprendeva, il regno del Piemonte comprendeva il Piemonte stesso e tutta la Savoia. E il confine amministrativo fra il Ducato d'Aosta e il Faucigny, che è la provincia della Savoia, è un confine amministrativo. Questo confine amministrativo automaticamente, dando la Savoia alla Francia, è diventato un confine di Stato. E qui è tutto semplice. E difatti il trattato, diciamo, firmato e controfirmato dai francesi, fa passare il confine sulla cresta spartiacca. E tutto è chiuso, teoricamente, nel 1860. Però succede questo, che i francesi avevano la cartografia specifica del massiccio del Monte Bianco. Jusqu'ici le Mont Blanc appartient seulement à l'État savoyard, au duché de Savoie, puis royaume de Sardaigne. Et en 1792, la Savoie est occupée par les Français. Elle est occupée par les Français, mais le roi de Sardaigne reste dans son royaume, il se bat avec la France sur la crête des Alpes. C'est seulement en 1796, après la campagne d'Italie de Bonaparte, que la Savoie, au traité de Paris, sera avec Nice cédée à la France, et on commencera à lever une carte, les Français, de ces nouvelles possessions qui sont en somme, on pourrait dire, des prises de guerre. Alors évidemment, où est-ce qu'on place la frontière? Eh bien, on place la frontière au plus près possible, on dit, sur le point le plus avancé du côté du Piémont. On prend toute la Savoie jusqu'au Mont Blanc de Courmayeur, jusqu'à la crête qui surplombe la vallée d'Ost. Ça ne dure pas très longtemps, parce que dès 1815, la Savoie redevient propriété de ses anciens souverains et elle va le rester jusqu'en 1860. Alors toute la première moitié du 19e siècle, où on va de plus en plus au Mont Blanc, est une période où on a plusieurs cartes, les Aliprandi ont bien montré ça, et on a une séparation, une frontière qui n'est pas une frontière d'État, puisque tout appartient au royaume de Sardaigne, Savoie et Piémont, mais une ligne transversale qui est une limite administrative entre le duché de Savoie et le duché d'Ost, entre la province du Faucigny, qui est ici, et la province d'Ost. C'est une limite purement administrative, qui est donc un trait transversal, qui passe par le sommet du Mont Blanc. En effet, on a à ce moment-là la conception de la frontière qui s'appelle les bassins versants des fleuves et ces versants se rencontrent sur la ligne de partage des eaux qui est une crête avec d'un côté un versant et de l'autre côté de l'autre et au milieu
la ligne passe par le Mont Blanc, qui est la propriété indivise de la Savoie et du Piémont. Fatta la lesione, il governo francese vuole puntualizzare la cartografia del Monte Bianco e incarica un suo geografo, topografo, un militare, Jean-Joseph Miollet, di cartografare la sommità del massiccio del Bianco, qui entra ovviamente la sommità. Questo Jean-Joseph Miollet lavora con un inglese, Adam Srelli, il quale anche lui, per l'Alpine Journal, ha il compito di cartografare il Monte Bianco. E succede questo, che nel 1865, cioè 5 anni dopo la missione, escono due magnifiche carte del Monte Bianco. Una è questa che vedete che è alle mie spalle, e l'altra del Miollet. Però c'è una differenza fra le due carte, che la carta inglese non porta i confini, e forse astutamente Miollet, Adam Srelli, non ha voluto impegnare sul confine, mentre Miollet fa un confine, direi, partigiano per la Francia, in quanto esclude il Monte Bianco dal territorio italiano, fa un enclave verso l'Italia, per cui il confine finisce al Monte Bianco di Courmayeur, e tutto il Monte Bianco diventa francese. La letteratura internazionale, gli svizzeri, i tedeschi, gli inglesi, recepiscono questo nuovo confine, e difatti sulle carte da allora fino ad adesso il Monte Bianco è francese, mentre la cartografia italiana costantemente mette il Monte Bianco sulla cresta spartiacqua. Gli italiani hanno protestato, però solo a livello privatistico, a livello, diciamo così, di cultura alpina. I soci del CAI hanno fatto delle osservazioni, dei lavori proprio pubblicati sulla rivista del CAI su questo argomento, però non è bastato, in quanto a tuttora il confine ufficiale è internazionale e la cima del Monte Bianco è francese. Le Piemontais font plusieurs cartes, notamment en 1854-56, tout le royaume de Sardaigne est cartographié dans une carte aux 50 millièmes, excellente, qui a une feuille 21, Monte Bianco, que je vais vous montrer, qui est remarquable et qui va être très importante parce que c'est celle qui va servir de délimitation en 1860. Cette feuille, elle nous montre la limite entre le Piémont et la Savoie qui passe par la sommité du Mont Blanc. 1860, la Savoie est annexée à la France.